Vedete ragazzi, allora le scarpette in gomma per i ciottolini, per i ciottoli. Qui c'è un bel, guardate la trasparenza dell'acqua, dai, ok, vedete, guardate la trasparenza dell'acqua, guardate il panorama ragazzi, che panorami, ok, guardate. Quindi con le scarpe e qui su questi ciotolini ci si stende e ci si fa massaggiare dall'onda. I ciotolini ti massaggiano la schiena, una goduria, mentre sì, ti gusti il panorama. Ecco, vedete che pace e tranquillità. Che acqua trasparente. Guardate, guardate l'orizzonte. Che colori. È un'acqua, vedete, sono entrato. No. Temperatura corporea. Ok? Bene, tanti bambini perché le famiglie portano i bambini al mare a godersi l'aria del mare e le proprietà dell'acqua. I grandi si guardano il panorama. Ecco, in qualche fotografia, magari in internet, avrete già visto quei palazzi. Che sono, diciamo, qualche chilometro dal centro. Io direi che sarà saranno 6-7 chilometri, adesso non lo so di preciso ragazzi, no, non chiedetemi dati precisi perché faccio anche i video per svago un po', per piacere personale e per il piacere di rispondere agli amici che mi fanno qualche domanda. Ringrazio il mio amico Ivan, un carissimo amico Ivan, che è una persona che vive da anni e ha un'attività in Russia che con il tempo poi siamo diventati grandi amici. Bene ragazzi, niente. Volevo farvi vedere la trasparenza dell'acqua e anche cosa significa andare al mare con ecco un pesciolino, non so se riesco a vedere, c'è un pesciolino. Poi fuori stagione estiva non è raro vedere i delfini che si avvicinano alla costa, ok? In internet ci sono già dei video fatti da anche professionisti comunque con i delfini addirittura nel porto, che poi giocano anche con le barche. Ok, si avvicinano le barche per giocare anche in mare e anche non soltanto in centro ma anche fuori in località come queste, insomma. E quindi io spero un giorno
prossimo di venire al mare, dato che a me piace anche il mare d'inverno. E di riuscire a fare un video con i delfini. Bene, bene. Ragazzi, è un piacere, nonostante si può avere i dubbi, a me piace veramente. Adesso mi siedo qua, ragazzi. E non danno fastidio. Adesso tra poco mi butterò la testa fuori dall'acqua, che non mi cada il telefono in acqua, e quindi mi farò un po' massaggiare qua da questa graniglia. È molto piacevole. Oddio, non è come il massaggio della signorina, però insomma, dai, ci accontentiamo. Bene, ragazzi, cosa ne dite di questa location e di questa spiaggia con la graniglia che è la bellezza che puoi entrare, farti massaggiare, buttarti qui, e comunque senza che la sabbia ti entra nel costume. Poi una serie di, io ormai li chiamo disagi, perché ripeto, ha fatto anche a me la prima volta un'impressione. Qualcuno dice la spiaggia è una sassaiola, non è un mare, però ragazzi, io non cambierei, non cambierei, e non tornerei più in Italia, benché io sono abituato al mare di Sicilia, con la splendida sabbia finissima, un'acqua che entri e ti sembra di essere una carota dentro la pentola a lessare, è calda, calda. Io non tornerei più indietro, e neanche non tornerò più in Italia, devo dire. E ho trovato ciò che mi piace, l'ho trovato qui. Ecco. Quindi, come dico sempre, ho il piacere che un domani di preparare il mio epitafio, naturalmente sarà ironico, in cirillico, perché chi ha seguito, anche se non l'ho raccontata la mia storia dall'inizio, fino adesso avevamo fatto su e giù per l'Italia, però ora però ora non ci sposteremo più da qui. Stiamo finendo il trasloco, e quindi bisogna ritornare solo per prendere delle cose. E quindi sì, in un paio di mesi, due, tre, poi riportiamo qui il tutto. Molte cose verranno
verranno buttate via perché sì, ha un costo eccessivo traslocare tutta una casa e non ha senso, perché qui con i costi che ci sono qui conviene fare tutto nuovo, anche perché insomma dai mobili a tutto quello che si è accumulato in una vita, no? E quindi niente, ormai prossimamente non ci muoviamo più da qui, sì. Facciamo gli ultimi viaggi solo per il trasloco, insomma, in poche parole. Poi salutare i parenti, perché sì, no. Anche perché viaggiare incomincia a essere un po' problematico, con tamponi e altre cose, dichiarazioni eccetera eccetera, quindi siamo giusto in tempo per averla preso la decisione di spostarsi qua definitivamente, senza fare un po' qui, un po' lì, e va bene così, insomma, è una scelta felice. Bene, una scelta poi da pensionato, dato che ormai ormai abbiamo raggiunto la pensione, insomma, quindi è un'ottima location anche per i pensionati per decidere di trasferirsi, per chi vuole emigrare, uscire fuori dall'Italia. Certo, ci sono altri posti, per carità, però noi abbiamo il meglio per noi, a nostro parere l'abbiamo trovato qui, anche perché abbiamo parenti qui comunque, per carità, e quindi è stato anche facile, nel senso di decidere di venire qua. Ormai la conosciamo, cioè mia moglie è anche di qui, ti spiazzo in due, di qui di Sochi poi tra l'altro, quindi insomma. Insomma, abbiamo trovato la nostra dimensione, il nostro luogo per vivere da pensionati. Qualcuno mi chiede anche per il lavoro, farò da altri video, però devo dire che qualcuno mi ha chiesto ogni tanto, ti spiazzo in due, vorrebbe aprire un'attività qua, però io sono dell'idea contraria, anche perché insomma i costi sono veramente per aprire un'attività con un piccolo budget si può fare qualcosa. Ok, con 50.000 euro puoi aprirti un locale tipo pizzeria italiana, ok, con tutto, e sei coperto per un anno, per dire. Ma no, se non sbaglio 70 posti, 80. Poi i prezzi dei mercati variano, però insomma indicativamente quello è, avevo guardato, poi dipende dove si apre, e si era coperti anche un anno, però io sono dell'idea di fare
il turista, io mi definisco turista per sempre, non aver pensieri. Tanto ripeto, mi avevano chiesto sì, come si vive più che bene con un pensionato con 1200-1300 euro, vive più che bene. Dobbiamo pensare che con 7000 euro, anche meno, dipende dall'allestimento, si può trovare una Lada Granta, per dire 1600 benzina, no, mi sembra di meno di 7000 euro, perché con 7000 euro si trovano ancora un Jeepone Watts 2007 benzina. Varia, sì, dai 7000 e 8000 euro, dipende anche dove lo si compra, naturalmente, perché puoi trovare anche differenza in meno di 1000-1500 euro se andando su in qualche zona della Russia, però poi se c'è il trasporto c'è altre cose, quindi va bene o male. Con 7000 euro lo si trova, 2007 benzina, che poi andrà a pagare ma neanche 30 euro di bollo all'anno, ok ragazzi, con la benzina a 56 centesimi, almeno tempo fa avevo visto 56 centesimi, ma si aggira su quel prezzo al litro, e quindi più o meno, insomma, dai, se si prende una Smart, ragazzi, con 10 euro e fai di chilometri per tutto un mese. No, ma veramente, ok, bene, questa è la situazione. Adesso chiudo perché mi inoltro più dentro al mare, che voglio di starmene un'oretta dentro, perché è molto piacevole stare dentro in acqua. Non la trovo molto salata, comunque, no, meno salata del nostro mare. Dovrei informarmi, ma ha delle proprietà che adesso non ricordo, anni fa mi aveva detto mia moglie. E poi qui c'è l'acqua delle terme, e quindi le proprietà dell'acqua che fanno le terme vengono, diciamo, come la tirano su, ok, come la prendono alle terme, naturalmente viene anche scaricata in mare, e quindi è tutto, credo che sia il rado, abbia proprietà del rado, mi sembra, ok, però adesso non ricordo bene. Casomai in internet, per chi fosse interessato, fa una ricerca sul Mare Nero, ok? Come vedete il mare è sempre calmo, tranquillo, ti rilassa, ti massaggia, è tutto ok. Bene ragazzi, che vi lascio. Mi godo un po' l'acqua, il mare, le infracchiappe, la gente. non mi ricordavo. No, è lontana. Ti spiace in due, però non mi ricordavo che poi lei ha attivato le notifiche e quindi vede i miei video, quindi devo anche stare attento a quello che dico, va bene, dai. Ma non c'è problema, tanto le infracchiappe le vede anche lei, quindi
quindi niente gelosia, non sono solo io. Va bene, dai ragazzi, e da questa graniglia che tra poco mi massaggerà la schiena, sulla quale mi riposerò, io vi saluto. Guardate la trasparenza, che neanche l'acqua del rubinetto di casa. E niente, al prossimo video.